Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con un cambio al vertice nella gestione dell'emergenza Covid in Italia. Infatti il nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid, sostituendo Domenico Arcuri, cui sono andati comunque i ringraziamenti del governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui è stato svolto il lavoro in un momento particolarmente difficile per tutto il Paese. Figliuolo dal 2018 è comandante logistico dell'esercito, è originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nell'esercito, oltre a attività di natura internazionale. La curva dei contagi sta risalendo in modo significativo e abbiamo ancora bisogno di batterci con energia. Questo è il monito del Ministro della Salute Roberto Speranza alla presentazione del programma nazionale ESIT del 2020 realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Il Ministro ha detto che da tutte le regioni arrivano segnalazioni di una curva in risalita, basta vedere quelli che sono stati i contagi dell'ultima settimana, che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alle settimane precedenti. Sarebbe bello dire che è tutto finito, ha detto Speranza, e che ci troviamo in una fase diversa, ma in realtà la più grande responsabilità di chi rappresenta le istituzioni è dire come stanno le cose, e la verità è che le prossime settimane non saranno facili, ha concluso il Ministro, ha detto sono settimane in cui abbiamo una campagna vaccinale da accelerare, che oggi hanno i numeri che vanno nella direzione giusta ma che devono ulteriormente crescere. Sono 13.114 nuovi contagi da coronavirus nella giornata del 1 marzo, secondo quello che è il bollettino diramato dalla Protezione Civile. Sono 246 invece le vittime, con il totale da inizio pandemia di 97.945 vittime. Sono stati eseguiti invece 170.633 tamponi, con il tasso di positività che è salito al 7,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 2.289, 58 in più rispetto a due giorni fa, mentre sono 19.112 coloro che sono ricoverati nei reparti ordinari. I guariti sono stati 10.894. In Campania i dati diramati come di consueto dall'unità di crisi fanno segnare 1.896 nuovi positivi, con 158 sintomatici, a fronte di un numero di test di 14.623, di cui 1.175 antigenici. Deceduti sono stati 20, di cui 12 nelle ultime 48 ore e 8 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I guariti sono stati 946. Per quanto concerne il report di posti letto su base regionale, sono 140 i posti letto occupati in terapia intensiva su 656 a disposizione, mentre invece sono 3.160 i posti di degenza ordinaria tra offerta pubblica e privata, ne sono occupati 1.337. Questa sera riparte il Festival di Sanremo edizione del 2021, che ricomincia con l'ultimo vincitore dell'edizione 70, ovvero Diodato, che aprirà il festival con Fai Rumore, successo dello scorso anno. Sul palco ci saranno Amadeus, Fiorello, Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic e, come co-conduttrice della prima serata, Matilda De Angelis. Tra gli ospiti Loredana Bertè con un medley dei suoi successi e il nuovo singolo Figlia di, oltre ad Alessia Bonari, l'infermiera simbolo della pandemia, insieme alla banda della Polizia di Stato con la violinista russa Olga Zakharova e il sassofonista Stefano Di Battista. In gara i primi 13 big, leggo in ordine alfabetico: Aiello,
Arisa, Annalisa, Colapesce e Di Martino, Coma Cose, Fasma, Francesca Michelin insieme a Fedez, Francesco Renga, Gemon, Irama, Madame, Maneskin e Max Gazzè, oltre ai quattro primi giovani, ovvero Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano. I big saranno votati dalla giuria demoscopica con una prima classifica, invece i giovani con la giuria demoscopica e la sala stampa del televoto. Due saranno eliminati, gli altri due invece andranno diritti in finale. In un bar su tre all'interno degli ospedali italiani sono state riscontrate delle irregolarità, e questo quanto hanno accertato i carabinieri del NAS su tutta una serie di ispezioni in strutture pubbliche e private per verificare quella che è la sicurezza di cibi e bevande in vendita e il rispetto delle normative anti-Covid. I controlli hanno riguardato 382 tra bar e servizi di ristoro e in 132 casi sono state individuate delle irregolarità. 10 persone sono state denunciate per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e per violazioni della sicurezza dei luoghi di lavoro. 128 le sanzioni amministrative comminate per un totale di 125.000 euro. È scomparso Claudio Coccoluto, 59 anni, uno dei più importanti DJ d'Europa, conosciuto a livello mondiale, protagonista in console. Da oltre 40 anni l'artista, originario di Gaeta, si è spento alle 4:30 del mattino nella sua casa di Cassino accanto alla moglie e ai figli, e da oltre un anno combatteva contro una grave malattia. Nella giornata di ieri il comune di Cassino aveva annunciato la realizzazione di un murale a lui dedicato. Tra i primi a volergli rendere omaggio il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino, insieme avevano fondato il Goa, 25 anni di storia a Roma, unico club in Italia a finire nelle classifiche dei migliori al mondo. Ha detto: se ne va il maestro più grande e l'amico di sempre, ha dato cultura alla musica nei club come DJ e artista fuori dal coro, sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui, ha concluso Giancarlino, se ne va una parte di me. In Campania la decisione annunciata dal presidente De Luca della chiusura delle scuole è stata pienamente appoggiata dal TAR, procedendo dunque all'effettiva chiusura degli istituti scolastici fino al prossimo 14 marzo, respingendo qualsiasi ricorso presentato. La sospensione era stata presentata, sospensione dell'ordinanza, dal Codacons e da gruppi di genitori. Sicuramente tra le ragioni della decisione un peso importante è la diffusione delle varianti Covid e i ritardi nella campagna di vaccinazione per il personale scolastico. L'ordinanza del presidente della giunta regionale appare legittimamente improntata al principio di cautela nel bilanciamento di due interessi, ovvero salute e istruzione, che sono entrambi di rango costituzionale. Ad Avellino il sindaco locale Gianluca Festa, nella sua consueta conferenza stampa del lunedì sera, ha fatto il punto sulla situazione vaccini sul territorio locale. Lo ascoltiamo. Siamo riusciti a raggiungere un risultato straordinario. Abbiamo raggiunto, credo, circa quota 2.000 in 6 giorni di vaccinazioni. Viaggiamo alla media di circa 330 vaccini al giorno. Un dato che è il frutto del grande impegno che hanno profuso tutti gli operatori dell'ASL, che ringrazio, assieme a tutti i volontari, i nostri operatori della CS, oltre che alla macchina comunale. Però vi dico che il grandissimo merito di questo importantissimo lavoro che stiamo portando a termine va dato ai nostri giovani over 80, che in maniera molto composta e rispettosa anche del turno si mettono in fila. Devo dire, stiamo anche rispettando in pratica appieno tutti i tempi. È una macchina organizzativa che funziona, direi, in maniera egregia, in pratica pochissime lamentele, invece tante soddisfazioni. Io voglio prendere proprio esempio
da questa nostra esperienza. Noi spesso un po' ci piangiamo addosso, c'è la tendenza a dire che le cose non vanno, che altrove si fa sempre meglio, che in altre realtà ci sono degli esempi da seguire. La cosa invece che mi ha reso più orgoglioso in queste giornate, in queste prime sei giornate di vaccinazioni, è stata la consapevolezza di tutti quelli che hanno frequentato la tendostruttura del Campo Goni, che stavolta siamo noi a rappresentare un modello. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica, come sempre con riferimento all'ASL di Terra di Lavoro, che ha fatto segnare nelle ultime 24 ore 209 positivi su 1.848 tamponi processati, con un tasso di incidenza dell'11,32%. I deceduti sono stati 9, i guariti 215, per uno scarto complessivo di meno 15 persone positive. I comuni che fanno registrare il maggior numero di attuali positivi sono Caserta con 377, Maddaloni con 264, Santa Maria Capua Vetere con 188, Aversa con 183 e San Felice a Cancello con 171. È stato inaugurato nella mattinata di ieri presso la caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta, il centro per le vaccinazioni anti-Covid di Caserta, il più grande di tutta la Campania. Ben 26 postazioni di vaccinazione che potranno arrivare anche a 30 per somministrare fino a 3.000 vaccini al giorno. Presenti all'inaugurazione al Lab il direttore generale dell'ASL Ferdinando Russo, Carlo Marino, sindaco di Caserta, il prefetto Raffaele Ruberto e il generale di brigata Massimiliano Quarto, il comandante della Brigata Garibaldi. È stato proprio Quarto in apertura della cerimonia a sottolineare come questo presidio di vaccinazione è nato grazie alla collaborazione tra la difesa e l'ASL di Caserta, sinergia sintetizzata nello slogan "Uniti si vince". Gli fa eco anche il sindaco Carlo Marino, lo ascoltiamo. Beh, oggi è una giornata importante, straordinaria, uniti si vince, perché si costruisce un modello importante non solo per la città di Caserta ma per l'intera comunità provinciale e regionale. Abbiamo un importante centro di vaccinazione per la regione Campania. A Caserta nasce il più grande centro vaccinale della regione Campania, che diventerà un punto di diritto alla salute, di possibilità di salvare più vite umane. Riusciremo a un potenziale enorme fino ad arrivare a 3.000 vaccinazioni al giorno. Devono arrivare solo i vaccini, ma l'organizzazione c'è, grazie alla Brigata Garibaldi, grazie all'ASL di Caserta e grazie alle istituzioni che hanno lavorato insieme. Un luogo dove i cittadini potranno, nel rispetto della loro vita e della loro salute, vaccinarsi, creare le condizioni per riprendere la normalità. Noi dobbiamo rinascere, e per rinascere ci vuole il vaccino. Qui abbiamo realizzato il più grande centro vaccinale della Campania, qui da Caserta parte il diritto alla salute. Diventa un elemento importante perché la città di Caserta, il comune di Caserta, insieme all'ASL, la prefettura, le istituzioni locali e la Brigata Garibaldi, che ringrazio profondamente, costruiscono un'occasione, una possibilità, una speranza e una voglia di rinascere. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli, dopo il vittorioso derby contro il Benevento, scenderà in campo nel pomeriggio di domani al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo. Il tecnico neroverde De Zerbi è pronto a schierare il consueto 4-2-3-1 con consigli tra i pali. In difesa ci saranno Muldur e Rogerio, in centrali Marlon e Ferrari, a centrocampo Obiang e Locatelli, a supporto dell'unica punta Caputo agiranno Berardi, Maxim Lopez e Giulicic, out Boga, mentre invece Gattuso, anche lui sembra orientato a schierarsi a specchio contro i neroverdi, assente Kalidou Koulibaly, che ha rimediato un'espulsione proprio nel derby. Tra i pali possibile ritorno di Ospina, in difesa Di Lorenzo, Rachmani, Maximovic e Mario Rui, leggermente favorito su Goulam, a centrocampo Fabian Ruiz e Bakayoko, mentre invece alle spalle di Dries Mertens, che contro il Benevento aveva giocato e segnato, ci saranno Politano, Zielinski e Insigne. Fischio d'inizio alle ore 18:30.
E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi do appuntamento all'edizione serale delle ore 21 e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.